Presidente, l'emendamento del collega Borghesi, seppur forse poco puntuale, porta all'attenzione dell'Aula questo problema dell'esternalizzazione nelle scuole, in generale dell'esternalizzazione. Perché bisogna esternalizzare, Presidente? Io non voglio farla troppo lunga, anche perché non ho il tempo di farla, diciamolo. Ma qual è il vantaggio di esternalizzare? È molto semplice, Presidente. Se oggi un cittadino vince un concorso ed entra nella pubblica amministrazione, ebbene quel cittadino sarà libero di esprimere il proprio voto un giorno come vorrà. Ma se quell'altra persona, per poter lavorare, per fare lo stesso lavoro, dovrà entrare dentro una cooperativa, dentro un qualsiasi tipo di società, che magari è collegata a un politico di turno, ecco che vediamo che per poter continuare a lavorare in quella società, visto che non è entrato per concorso, per chiamata diretta, la chiamata diretta a volte può anche esserci un legame di questo tipo. Ecco, questo è il vantaggio che si dà quando si esternalizza. Il Movimento 5 Stelle è contrario. Perché il Partito Democratico e la maggioranza è favorevole? Collega Brescia. Si vede, Presidente, io praticamente mai mi trovo d'accordo con il collega Buttiglione, però su questa questione mi trovo d'accordo. Cioè, qui c'è una differenza di principio nell'approccio alla tematica delle esternalizzazioni. Mentre ci siamo noi che pensiamo che certi servizi essenziali non possano in nessun modo essere esternalizzati, perché devono assicurare appunto qualcosa di fondamentale per la vita delle persone, dei cittadini italiani, c'è chi, come il collega Buttiglione, la maggioranza e il governo, pensano che alcuni servizi debbano essere esternalizzati. Per la scusa, si dice, per pesare meno per le casse dello Stato. La verità è quella che stiamo denunciando noi in quest'Aula, ossia per tenere dei bacini di cittadini da ricattare in vista delle elezioni. Questo è il vero motivo per cui si esternalizzano determinati servizi. Ci sono questi lavoratori che di volta in volta vengono ricattati e sono tenuti al guinzaglio dal governo. La ringrazio, non mi pare ci siano altri interventi su questo emendamento, lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Pareri contrari di Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza. Archi, sempre problemi col dispositivo, vediamo, ecco. Qualcun altro? Carnevali. Secco. Gregori. Taricco. Sorial.